This is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. buonasera! Come stiamo andiamo, papere? Buonasera! Siete pronti, cari e caldi per la serata? Siamo incredibilmente arrapati, sì, vi ci vedo già tutti quanti ignudi nelle vostre camerette a trastullarvi gli organi genitali, brutti porcelloni. Allora, stasera abbiamo tante belle cosine da guardare. Allora, Trota, grazie per i tre, malattino, grazie mille, merisà. Abbiamo un sacco di cose molto belle da guardare. Oggi, eh, in preda a un completo spasmo cerebrale, eh, andando a bere un caffè al bar, c'erano tre agenti di polizia che bevevano il caffè. Io conoscevo la barista, sono entrato e ho urlato: Questa è una rapina. <ride> Adesso sono girati, ma ho guardato tutto, tutto strano. Però fortunatamente hanno capito che stavo scherzando, anche perché sennò avrei rischiato probabilmente l'arresto. Cosa ma... è quella maglia blu polizia stradale? Eh, sì, perché volevo, volevo entrare. Sto giocando talmente tanto a um, eh, Cop Co Simulator che avevo pensato bene di, di, di entrare direttamente in polizia. Sì, è probabile che un giorno di questi mi arrestino. È... Non è, non è da escludere. Per fortuna, è che lei conosceva me, infatti, perché sennò. No... E se mai dovessi entrare in polizia Intendo guidare esattamente come guido nel gioco Perché Nell'esatta stessa identica maniera Mi piace distruggere un po' di cose Famoso streamer arrestato esattamente, Famoso streamer arrestato Per aver causato numerosi incidenti allora. stradali Con morti e feriti in tutta la città Argi grazie per i 28 Patino grazie mille per i sav <ride> il bar in nome della legge Multin <ride> Allora Sta sega, sta sega, volevo iniziare vedendo il nuovo video di Alistair, la fine disastrosa del dottor, de, del dottor non rispettoso. Avevo sentito qualcosa, avevo sentito un qualcosina che aveva scritto con una minorenne, mi pare. Però ero curioso perché in realtà volevo vedere che cazzo era successo. Mi metteva curiosità essendo lui e chi è questo è, è stato uno dei più grandi streamer. Eh... Diciamo degli anni passati, però volevo vedere che cazzo era. Ci sì, ben ritrovati, io sono Elster. E oggi vi racconterò la storia di uno degli streamer più famosi del mondo, se non il più famoso del mondo. Oddio, il più uno lo so, bro. E di come sia passato dall'essere una delle stelle più luminose di internet. Alla fine disastrosa di questi ultimi giorni. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al so, canale, lo so, curioso. ve lo chiedo ogni volta e annoia anche me doverlo fare, ma no, a me diverte chiedere le sub. sub, fate la sub, poi non costa nulla e per me sarebbe invece una grandissima soddisfazione arrivare prima o poi ai magici 100.000 iscritti. Come sempre ringrazio moltissimo anche tutti voi che mi supportate con un piccolo abbonamento mensile. E oggi diamo il benvenuto a Francesco, tra i sostenitori più basati. Chi dopo vuole darmi un una te... mano ho trova il link qua in alto. E un grazie anche a Magma Wave per il gameplay Forse che ci accompagnerà durante il video di oggi. Difficile. Bene, e ora... Infatti ho creato un nuovo account, cheat engine per recuperare tutti i livelli e gli item e guarda come il DLC diventa facile. Vabbè, dipende, in più ho scoperto una bastardata della From. Hai presente che nel DLC i boss ignorano i mimic? È una cosa voluta perché se evochi qualunque altro spirito i boss non lo ignorano, ma il mimic viene ignorato. Hanno fatto bene a provi in realtà sta scelta, grazie per i allora. uh, Charles Schreier, grazie per i supporti. Andiamo all'argomento del video iniziato. di oggi. Era il 25 giugno, quando il famoso stre di mio padre. streamer Dr. Disrespect ha pubblicato un tweet che ha lasciato tutti senza parole e che ad oggi è stato visualizzato più di 120 milioni di volte. Di questa notizia ne hanno parlato veramente tutti i più importanti youtuber del mondo. Dr. Disrespect, no, per chi non lo conoscesse, è un famosissimo streamer. Pensate che lavorava nella stessa talent agency, che tra gli altri ha celebrità del calibro di Robert Downey Jr. e Beyoncé. La tragica caduta fosse... di Dr. Disrespect inizia nel 2017, passando poi dal 2020, l'anno in cui è stato bannato da Twitch, per arrivare poi alla fine disastrosa di questi giorni, nell'estate del 2024. Ma per capire come si è arrivati alla situazione di oggi, è necessario fare un passo indietro. Hey. Dr. Disrespect suo vero nome, Guy Beam, nasce in California nel 1982. Oggi ha 42 anni. Pensavo di meno, porca troia ragazzi, stiamo veramente tutti quanti diventando vecchi, madonna santa. Ormai i primi streamer e i primi youtuber cominciano ad avere 64 anni, <ride> porca fusala, madonna santa, cazzo. presto arriverà il momento in cui gli streamer andranno in pensione per l'età, perché mica. Il suo primo video pubblicato su YouTube risale a inizio 2010 e ad oggi conta quasi un milione e mezzo di visualizzazioni. Il suo personaggio, il primo all'epoca, si basava sul Giocare a Call of Duty e invecchio. fare continuo trash talk ai suoi avversari, ovvero sempre. provocare e infastidire chiunque. La sua. mi ricorda vagamente uno streamer italiano, ma vagamente questo tipo di comportamento mi ricorda molto, molto vagamente uno streamer pelato con la barba italiana che si è trasferito a Malta. Ma così lo dico, lo dico per dire eh. ama ha iniziato a crescere esponenzialmente, e questo gli ha consentito di realizzare uno dei suoi più grandi sogni: lavorare nell'industria dei videogiochi. Anche grazie alla sua laurea in business e marketing, è riuscito a farsi assumere come community Siamo, manager da Sledgehammer Sledge Gamer, uno studio di proprietà di Activision, con l'obiettivo di lavorare a Call of Duty Modern Warfare 3. L'azienda, nell'annunciare l'assunzione di Guy. Precisa che hanno assunto Guy, il ragazzo esperto di marketing, e non l'irriverente dottor Disrespect, personaggio già un po' troppo controverso anche a quei tempi. Pensate che lo stesso Guy, all'epoca, ringraziando l'azienda per averlo assunto, disse: Sono così emozionato di iniziare questa nuova fase della mia carriera. Ringrazio i miei fans, ma per il personaggio di Dottor Disrespect è giunto il momento di ritirarsi. Dopo appena un anno Mi di lavoro brava. come Community manager fu promosso a designer delle mappe di Call of Duty Advanced Warfare. Dopo 5 anni trascorsi a lavorare per Sledgehammer Gamer, Guy Beam annuncia la decisione di lasciare lo studio per dedicarsi ad altri progetti e con questo tweet sarebbe nato un intero nuovo format nel mondo dello streaming e dei videogame. Nel 2016 Dr. dottor Disrespect ha fatto il suo ritorno ufficiale sugli schermi, streamando il videogioco H1. All'epoca questo gioco fece il giro del mondo, lanciando il filone dei Battle Royale, che avrebbe poi dato alla luce giochi come Player Unknown Battleground e Fortnite. Pensavo fosse più The Culling, il primo che ha dato il Dottor Disrespect investì moltissimo in questo suo nuovo setup e il salto di qualità delle sue dirette si notò immediatamente a partire dall'utilizzo del green screen. La sua fama esplose a tal punto che in molti iniziarono a fare imitazioni e parodie del suo personaggio. E con l'uscita di Player Unknown Battleground, la sua stella iniziò a non conoscere i limiti, facendo decine di migliaia di spettatori a ogni sua live. Gli sponsor bussavano continuamente alla sua porta, e i premi iniziavano ad arrivare. Entrò dunque a far parte dell'agenzia CAA, che ha tra i propri clienti famosi cantanti e celebrità di Hollywood. Tra partecipazioni e cameo alla. E com'è che non mi hanno ancora chiamato? Scusate, cioè, hanno, so, hanno Robert Dani Jr., Beyoncé e io, scusate. Quando è che mi chiamate? Non ho capito. Cioè, Cos'è? Fate, fate finta di non conoscermi così per, per allungare il brodo, per tirarvelo un po', perché sapete che voglio dire: cioè, beh, è semplicemente ridicolo. Double e e all'American Football League Canzoni, collaborazioni con grandi brand, dottor disrespect, da icona dei videogiochi, era diventata una celebrità dell'intero mondo dell'intrattenimento. Eh, Nulla spiegativo. sembrava potesse fermare la sua stella fino al 2017, quando. Inizio lento ma inesorabile declino di Dr. Disrespect e questo declino è iniziato nel modo più. Io ricordo le faide con ninja Odra, grazie per i tre, latino, grazie mille per i sav. Io ricordo ancora i primi tempi che c'erano le faide con ninja su Fortnite. Strano e imprevedibile, siamo nell'anno 2017 e siamo al TwitchCon, un evento che si tiene appunto ogni anno credo a Los Angeles dedicato agli streamer e ai loro fans. Ed è qua che dietro le quinte lo streamer Burger Planet sbronzo come una. Scimmia sta facendo una live nella quale va in giro a infastidire gente a caso quando all'improvviso alle sue spalle si vede passare Dottor Disrespect: si Buonasera, a metri Andrea, come la va? Subito? Che mi sono perso Lì, e per video. la casa quando dovresti fare il rogito? Il 17, credo. Grazie per il circondario, Andrea, grazie per il In per compagnia di estrella. una ragazza che eh però non è sua moglie, con la quale tra l'altro ha pure un figlio. E quando dopo pochi minuti Dottor Disrespect si accorge di essere nuovamente

Ale, ah, grazie per il ciao A dicembre di quello stesso Un po' sospetto detto così Vabbè, ci può pure stare per una questione di privacy Però un po' sospetto detto così Nel senso Se stai facendo il mandrillone con una ragazza che non è tua moglie È ovvio che non vuoi essere filmato Nel senso ci sta Però vabbè poi io qualcosa lo so effettivamente Però c'è cioè, un po' sospetta così la reazione Nel senso Non mi sembra veramente che stai nascondendo cadaveri E ti stanno riprendendo Questo anno, il 2017, dottore Disrespect andò in live per la prima volta non come Dottor Disrespect ma come Guy Beam, e sin da subito apparve parecchio turbato. Nei minuti seguenti, Guy Beam avrebbe infatti confessato di aver tradito sua moglie. Moglie con la quale, come vi ho detto, ha anche un figlio. I just want to be completely transparent with you guys. Uh, ma perché dirlo, questa cosa? As you guys know, I have a, a beautiful family and a wife and kid and... um... I want to be transparent that I've been unfaithful and... Stupid fucking mistakes, man. I'm gonna take time off to focus on my family and... I apologize to you guys, my sponsors and Twitch. Yeah, this is not this is not who I am. It's <clears throat> Vabbè, ma sono semplice, ma no, perché hai messo le corna a tua moglie? Vabbè, ma Madonna, sì, vabbè d'accordo. È una cosa tra te e tua moglie. Non è che chi mette le corna è il male, voglio dire, cioè, ti, si ti si sformicolava il cazzo. E hai voluto tradire tua moglie trombandoti una ragazza. Non è che, non è che sei satana, eh? cioè, al al massimo lo sarai per gli occhi di tua moglie. Ok, magari è tua moglie che cercherà di abbazzarti però vabbè, adesso non è che mettere le corna è un crimine. Allora ah, no, assalto vabbè e invece sì ma, ma no, ma dai sei, sarà, sarà un crimine per sua moglie, però è la di massima. Cioè, ma no, non è che. Ma no, è che non è, un, vabbè, ma, non è sì, ma non è una cosa, cioè non è una, un, un, un crimine. Cioè. Vabbè, ha messo le corna, però che ci azzecca, scusami. Nel senso con il suo personaggio online, ma chi se ne frega. Cioè, Nel senso. Con, con, con la persona che è, con quello che fa, che ci azzecca. Cioè, non è che adesso che abbiamo capito che ha messo le corna alla moglie, allora eh, non è più simpatico, non è più divertente, oppure è un'altra persona. E vabbè, ha messo le corna alla moglie. Sarà. Sì! Vabbè, se tu... allora, vabbè, cioè, Dio mio. Vabbè, lo capisco il discorso, però, nel senso, eh, vabbè, cioè, a parte che bisogna poi vedere il contesto, eh, perché in realtà noi diamo per assolato, bisogna vedere il contesto, cioè... Sì, ho capito che è un personaggio pubblico, però il contesto qual è? Cioè, che ne sappiamo noi di come era il rapporto con sua moglie, come stavano andando le cose, cosa è successo? Cioè, nel senso, servirebbe un contesto completo generale, poi, vabbè, per, per me, cioè, ripeto, è... è, è sì, c'è cioè un problema. Se tradisce non c'entra il contesto, tradire fa schifo, oddio, cioè sì, ma no, dipende. Dipende. Cioè, se io sono fidanzato con una persona che non mi parla, non, non mi ignora, non mi caga, eh, non, non, ogni volta che provo a fare qualcosa con lui non vuole stare con me. Ah, ma fa culo! Sì, sì, ho capito, però può capitare. Cioè, può capitare. È vero, dovresti lasciarla, però se, se le metti le corna c'è un contesto dietro che dici non è che eravamo innamorati, cioè, non ci, ci odiavamo. Sì, è vero, ho capito, la lasci, vabbè, però questo è il mondo reale, non è un film. È vero, la lasci, d'accordo, verissimo. Però, siccome... Allora, proverò a dire in un altro modo. Siccome non sono tutti quanti me, le persone... Le persone a volte possono essere insicure. Eh, in momenti di crisi. Si può andare incontro a una persona che ha paura di fare il passo. Eh, si, si può lasciare andare. Cioè, nel senso... Ma perché mi tocca a me fare la parte dell'empatico che mi fa schifo? Scusate, io non ho capito. Perché tocca a me fare la parte dell'empatico che cerca di immedesimarsi nella mente degli altri? Che a me fa cagare fare l'empatico. Scusatemi. Che cos'è? Ci stiamo invertendo i ruoli qua? Non ho capito. Scusate, voglio dire. Cioè, che cazzo... Per me non ci sono scuse. Per me dipende. Per me dipende. Ma anche se fosse, per l'amor del cielo, eh? ma anche se fosse. Ma, ma tutto te stai facendo. E eh certo, Aro. Perché, perché di solito cos'è? Non faccio sempre. <ride> cioè, la Sebo, grazie per i 31, no, Palatino. Grazie that. mille per i treturo. Ma no, ma nel senso dipende. Cioè, alla fine, ok, hai messo le corna alla moglie. Vabbè, ok, sarà il cazzo della moglie. Però a livello di streaming, ma chi se ne frega. Cioè, nel senso. Grazie. Per ma, la... ma perché dirlo in live? Ma, chi se ne fa? ma perché dire una roba del genere in live? Scusami, ma perché? Cioè, ma non capisco neanche il senso, ma dovrebbe essere una cosa privata, questa. Se hai un problema con Naomi, dovresti parlarne con lei. Non cercare di difenderti, <ride> difenderti qui. <là. ride> No, no, tranquillo, stiamo andando per vivere insieme. Non... Ma è più probabile che io e no, in caso di crisi, ci uccideremmo a vicenda. Vai tranquillo, noi risolviamo così i problemi. Come disse Bismarck, con l'acciaio e col sangue, ci troveranno entrambi morti con un coltello nello stomaco ficcato reciprocamente. <ride> Per la shitstorm, eh, vabbè, eh, cioè, per la shitstorm, voglio dire, eh, cioè, la shitstorm, sì, vabbè, però. Alfa, grazie per gli udici, paladino. La prima volta le persone avevano visto anche il volto più umano, le debolezze di Dottor Disrespect. Ma sì, alla fine siete, siete tutti umani, cioè, e dico siete apposta, siete tutti umani. <ride> E questo a quanto pare lo ha premiato, dato che dopo qualche mese di pausa, il suo ritorno è stato accolto da oltre 350.000 persone. Si sta, si sta, ma alla fine è così, figurati, hanno riaccolto il pelato con 50.000. 50 Figuraci, alla fine gli americani poi amano queste stronzate sentimentali. Facendo crashare il sito Twitch più volte. Ma inevitabilmente quando uno ha molti fan è molto probabile abbia anche molti hater. E aver mostrato le proprie. Debolezze ha anche eh. aperto le prime Salve crepe Dio, in quell'aura di invincibilità. Che ci guardiamo oggi ah, un, po di, un po' di roba so da Che per tanto tempo ha volto Dottor Disrespect. Ed è così che sono nati i primi meme e hanno iniziato a comparire sempre più frequenti gli stream sniper durante le sue live, con nickname irriverenti che facevano riferimento alla sua infedeltà coniugale. Vabbè, questo già lo so, cioè, questo era, era, me lo immaginavi in realtà, cioè, questo è normale, voglio dire. La gente si può farti soffrire lo fa e lui ha reagito facendo la cosa peggiore che potesse fare invece di ignorarli ha iniziato a rispondere ad arrabbiarsi insomma a fare esattamente ciò che vuole un troll non è così facile rimanere sempre freddi. Eh? Cioè, non è così facile, Jolly. Grazie per i 15, tino. Eh, vabbè, non è sempre così facile mantenere l'autocontrollo. <ride> l'autocontrollo lo puoi mantenere, ma non è che cioè, tutti abbiamo un punto di rottura. Eh? Nel senso, <ride> tutti abbiamo un nervo scoperto che se va a toccare scleriamo male. Eh? Nel senso, lì purtroppo è così: cioè, non è un android. E questa cosa è piuttosto ironica, dato che una persona come lui, così esperta delle dinamiche sociale. Che ha fatto pure il community manager dovrebbe conoscere bene come comportarsi in queste situazioni. Il tuo qual è? E secondo te, io te lo vengo a dire: <ride> Hello there. Criplash, grazie per il 21. Palatino, grazie mille, per Merisab. No, ma non, non, adesso scherzo a parte. Non ho idea. Sinceramente, non, non ho idea. Non, non ho idea, non ho idea. Ma perché per me è diverso, ve l'ho già detto. Per me non è, non è una cosa. È come mi sveglio. È come mi sveglio? Non, non è una cosa. Non ho cose in particolare adesso che mi danno particolarmente fastidio. Cioè, non ho... ho qualcosa che mi può far innervosire, ma io non ho. Non ho qualcosa in particolare che mi va a toccare. Non lo so, cioè, perché non ho. Ma no, ma perché non ho affrontato una tragedia? Cioè. Non so come dire. Non ho, non ho qualcosa che mi fa soffrire che puoi rivangare per scavare. Non so come dire, capito? Non, non ho idea. Cioè, puoi fare così a uno che, non so, gli muore la moglie. A uno che gli muore in un incidente un genitore. Puoi fare così con una persona che. O uno che è stato picchiato dal padre o dalla madre. Cioè, nel senso, puoi andare a rivangare certe cose con persone che hanno dei traumi, però, o hanno subito qualcosa che se li va a rivangare, sclerano male. Io non ho qualcosa in particolare adesso con cui andare. a Boh, cioè, non, non mi viene in mente. P poi, magari mi sveglio male una mattina. Se mi dici ciao, ti tiro una testata nei denti. Però, però nel senso, cioè, boh. Eh, Ad ogni modo. La, la luna ruota, no, vabbè, ma la luna ruota. Vabbè, ma que quella semplicemente perché mh, la stupidità mi, mi irrita. Ma no, non era una cosa mia personale. Sitanasi sì, Zanasi sì, ma perché la stupidità mi irrita? Però non era una cosa mia, persona. Non era mia. Cioè, capito, non era una cosa mia. Era quel momento che mi ha fatto girare i coglioni. Non, non è una cosa mia che me lo dici, capito. È così che arriviamo al 2019, anno in cui un'altra grande controversia travolge Dottor Disrespect. Durante l'E3, una convention dedicata al mondo dei videogiochi, Dottor Disrespect ha. Ammettilo il tuo nervo scoperto è quello sulla gamba destra dopo l'ultimo bambino rapito ti ha tirato una coltel 4T nel tentativo di fuggire dalla tua cantina. Eh sì è vero però ora l'ho soffocato quindi grazie per il giro. Pensato bene di andare a streamare dentro i bagni, una cosa che oltre a essere piuttosto discutibile in California è anche reato e questo gli è costato il ban temporaneo da Twitch e la... Ma perché che idea è scusami? Revoca del suo pass per l'E3. Puntualmente dopo qualche ora è arrivato il suo tweet di scuse dicendo che quella fosse la sua prima live come dottor disrespect in mezzo alla gente e diciamo che il personaggio gli è sfuggito un po' di mano e anche in questa occasione il web fu inondato di meme che lo prendevano in giro. Questa, ancora, vabbè, questa roba qui è ancora abbastanza. Eppure anche questo evento non fu sufficiente a distruggere Dottor Disrespect, il quale godeva ancora dell'appoggio di centinaia di migliaia di fan. Vabbè, ma queste sono cazzate, dai. Ma, ma queste, queste sono delle cazzate. Cioè, vabbè. Ma queste sono cazzate, nel senso. Non è una cosa che il fan medio se la viene a sapere non lo segue più. Dai, vabbè. Cioè, sono cazzate le cose personali, ma chi se ne frega. E i suoi sponsor. Ma l'anno seguente... 2020 successe qualcosa che segnò l'inizio della fine di quella che comunque rimarrà sempre una delle più importanti icone del mondo dello streaming. Il 26 giugno 2020, Twitch all'improvviso, senza apparente motivo, ha deciso di bannare definitivamente Dottor Disrespect, lasciando tutti senza parole. Il volto più importante di Twitch era appena stato bannato, nel silenzio della notte tra il 20 e questo, effettivamente, era una cosa che ci siamo posti tutti quanti, come quesiti. 25 e 26 giugno 2020 e questo proprio nel momento in cui alcuni degli streamer più famosi di Twitch avevano appena firmato contratti di esclusivi con la concorrenza dunque tenersi stretto dottor disrespect sarebbe stato di fondamentale importanza per Twitch pur lo hanno bannato definitivamente cos'era successo di così grave dietro le quinte da giustificare una decisione simile una delle voci solitamente più informate all'interno del mondo dello streaming disse di conoscere il motivo del ban, ma essendo una questione molto delicata non l'avrebbe mai detta. E ovviamente queste affermazioni hanno fatto scatenare su internet le teorie più assurde, nessuna delle quali si sarebbe però poi rivelata esatta. E. Rasoglio di Oca, ma la soluzione più facile è quella giusta. Nelle interviste rilasciate, Dottor Disrespect non ha mai fornito alcuna spiegazione del ban, affermando solo che non sarebbe mai più tornato su Twitch. A distanza di un mese e mezzo dal ban, fece il suo ennesimo ritorno, stavolta su YouTube. Nella live seguita da oltre mezzo milione di persone, Dottor Disrespect disse di non avere la minima idea del perché di quel ban e di non aver ricevuto alcun preavviso. Si è trovato bannato da un giorno all'altro senza apparente motivo e che dunque avrebbe fatto causa a Twitch. Potete dunque immaginare la polemica che si è scatenata contro Twitch, accusata di bannare persone a caso senza motivo. Mm, che, oddio, data la totalmente vaga definizione di hate speech o di altri presunti crimini che costano il ban dalla loro piattaforma, non è nemmeno così falsa come affermazione. No, dic dic diciamo, diciamo che... Diciamo che poteva essere un po' per tutto, cioè nel senso, diciamo che poteva essere un po' per tutto, anche perché come gira l'onda, anche perché sfortunatamente i ban di Twitch arrivano dall'America e purtroppo loro hanno secondo me. Un, un, una concezione molto sbagliata del fatto che loro bannano in base alla concezione americana di una frase detta, il problema è che non tutti streamman dall'America, cioè se uno in Italia dice una cosa che in America è considerata sconvolgente, ma qua no, bisognerebbe anche valutare il fatto che qua non siamo in America quindi nel senso cioè, bisognerebbe anche capire il paese in cui si è, perché se no non siamo ma neri, Dottor Disrespect ne aveva anche per YouTube, la stessa piattaforma dalla quale aveva ricominciato a streamare. Dottor Disrespect accusava infatti YouTube di essere poco riconoscente nei suoi confronti. Nonostante tutto il pubblico di migliaia di persone che lui aveva appena portato da Twitch a YouTube, sembrava quasi che YouTube sì accettasse e tollerasse la sua presenza, ma che in qualche modo volesse comunque tenere le distanze. E nonostante tutto, Dottor Disrespect... Continuava comunque a crescere e a guadagnare milioni e milioni di dollari. In quel periodo ha creato un liquore esclusivo in edizione limitata, andato subito esaurito. Ha fondato uno studio di videogiochi chiamato Midnight Society e molto altro ancora. Passa un altro anno e, a marzo 2022, Dr. Disrespect comunica che la causa con Twitch si è conclusa e che nessuna delle due parti né Twitch. Nei dottor disrespect riconoscono di aver commesso errori. Presto o tardi però la verità Guarda, sarebbe venuta dopo a galla. Che il mio amico che nel cognome ha la N word e abbia detto il suo cognome specificando che la N word facesse parte del suo cognome ed è stato bannato ugualmente per razzismo, non mi sorprendo di niente da Twitch. Ah, è possibile, ma è più probabile che qualcuno l'abbia segnalato, sai, non credo l'abbiano bannato a caso, è più probabile che qualcuno in quella live per fare lo stronzo l'abbia segnalato. Solo che ovviamente se uno streamer piccolo non ha contatti, io sì, quindi nel senso, quindi lui, poveretto, magari. Eh... <ride> Ha beccato una testa di cazzo in live, grazie per il giro. E questa verità avrebbe distrutto non solo il personaggio Dottor Disrespect, ma anche Guy Beam, marito e padre di famiglia. Arriviamo così a fine giugno 2024, pochi giorni fa, quando il mistero che ha fatto discutere per anni e anni e ha dato vita alle teorie più assurde viene finalmente svelato. Cody Connors, all'epoca responsabile presso Twitch, così dal nulla il 22 giugno di quest'anno ha pubblicato questo tweet. È stato bannato poiché beccato a fare sexting con una minorenne. Ha anche cercato di incontrarla al Twitchcon. Caso chiuso. Vabbè, in America è reato nel 2017? 35 anni? Quanto minorenne? Qual specifica quanto minorenne. <ride> è importante sapere quanto minorenne, anche se l'America è illegale in generale. Il tweet evidentemente riferito a Dr. Disrespect ha fatto immediatamente <ride> il giro del mondo con quasi 30 milioni di visualizzazioni. Le reazioni sotto al tweet si sono divise tra chi immediatamente lo ha accusato di essere un pedofilo e chi voleva invece delle prove di quanto affermato. E quando alcune famose voci o ci hanno iniziato a riportare la notizia. Lo stesso dottor Disrespect ha risposto: Mh, seriamente, capisco sia se un tema scottante, ma è già stato chiuso. Nessun comportamento sbagliato è stato riconosciuto. E Twitch mi ha pagato l'intero contratto, nonostante fosse stato appunto interrotto. E diciamo che questa non è esattamente la risposta che ci si aspetterebbe. 17 anni. No. Ah, diciamo, diciamo che 35 e 17 c'ha uno stacco impegnativo. Eh. Diciamo che c'ha uno stacco impegnativo tra 35 e 17. Però, però. Io credo che sia lei che volesse trombarsi lui. <ride> Io credo che sia lei che volesse trombarsi lui. Non credo che lui abbia addescato lei. <ride> è più probabile che lui, essendo un personaggio pubblico e milionario, abbia incontrato una ragazza di 17 anni, la quale probabilmente innamorata del personaggio pubblico, volesse portarsela a letto. <ride> non lo può fare lo stesso? Sì, è vero, non lo può fare lo stesso, però è un po' diversa la questione. <ride> però è un po' diversa la questione. <ride> non è uguale non è uguale, perché se una 17enne vuole trombarsi una di 35 anni dici sì, ok, d'accordo, c'è un gap interessante, c'è un gap di 18 anni però, insomma sì, però, capito, però è la ragazza 17enne con un cervello funzionante dotata che vuole trombarsi lui capito, d'accordo in America, in Italia no, in America è legale, sì, però, non è che l'ha descata <ride> Non è che l'ha addescata, non è che l'ha sequestrata, non è che gli, ha, gli ha, ha fatto pressione psicologica. Lui era un personaggio pubblico. Lei si era innamorata, si vede del personaggio pubblico. Se lo voleva trombare, ok, è illegale, però. <ride> cioè... nel, senso, nel senso. Vedo gente di 60 anni che si fidanza con ragazze di 20. Se, se diciamo che va bene questo, cioè. Non è detto che sia nata così. Guarda. Io non credo che lui abbia descato lei. Ma per il semplice fatto che era più probabile il contrario, considerando il personaggio. Cioè, lui è un personaggio pubblico. Pe no, non dico che è per forza così, però statisticamente parlando è più facile il contrario, eh. Ma no, ma io non lo critico perché sinceramente... Cioè, ma io non lo critico per il semplice fatto che, vi dico la verità, ma qual è il problema? Qual è il problema? Cioè, per me, qual è? Scusa, se uno di 17 anni vuole trombarsi un 35enne, eh? eh? e? <ride> e? 35enne non sei vecchio. Non sei, non sei un ragazzino, ma, cazzo, se, cioè, sei giovane. <ride> 35enne sei, sei giovane. Non sei un anziano di 70 anni che dici, cazzo, sta qua, è pazza. Oh, vabbè, cioè, vabbè. E <ride> no, se... eh, vabbè, però, se lei vuole trombarselo, scusami... <ride> cioè, 35 anni non sei vecchio eh? sei un ragazzo sei un ragazzone no, che cazzo ne so cioè, 35 anni è anziano Ma, eh, se lo vuol trombare scusami cioè, sarà un cazzo della ragazza però cioè, voglio dire cioè, scusatemi <ride> vabbè perché io ho 36 anni va bene però nel senso ma no, vabbè, ma, di, ma dipende, ma dipende, cioè lei mi sa, aveva 15 anni, avete detto 17 due secondi fa, adesso 15, cioè decidiamo un attimo l'età, voglio dire. Vuoi solo coprire la tua vecchiaia? Sì, no, sto, voglio solamente giustificare il uh, mio uh, amore per, per le minorenni, ma questo è l'altro. <ride> Sarebbe di leggere da una persona che si vede rivolgere queste accuse. Io, se venissi accusato di una cosa simile, come minimo direi: come diavolo vi permettete, e trascinerei in tribunale per diffamazione chiunque lo dica. Boh, infatti... ragazzi, vabbè, scusate, che io, io vedo solo Io vedo solo video di internet con Johnny Depp, che ha 50 anni, vedo le ventenni che se lo vorrebbero trombare a bestia. Cioè, tu dici ok, Johnny Depp sì, ok, però ha 50 anni però se lo vorrebbero chiamare. <ride> Perché Johnny Depp ha 50 anni va bene? <ride> Perché? Perché è più bello? Quindi la, be la bellezza è quello che influenza la giustificazione del gap d'età. <ride> eh, eh la 60, se le vorrebbero bombare le 18 anni. allora Però Johnny Depp va bene. allora la risposta di Dottor Disrespect è stata letta da molti come quasi un'ammissione di colpevolezza ed è subito tornata alla luce quel vecchio tweet di Slasher che vi ho mostrato prima. So perché è stato bannato ma dato il motivo molto delicato non ne posso parlare. E così Dottor Disrespect ha pubblicato un nuovo tweet, stavolta dicendo fondamentalmente la causa legale con Twitch è conclusa ma per legge non posso entrare nei dettagli. non ho fatto niente di sbagliato niente di illegale la vicenda è conclusa e domani si gioca a Elden Ring ed è stato allora Ottimo che da nulla dottor Disrespect è stato colpito alle spalle da una persona che non si sarebbe mai aspettato si tratta di Robert Bowling il quale aveva fondato insieme a lui lo studio di videogiochi Midnight Society il quale ha scritto questa è una mia dichiarazione personale non è a nome della compagnia se tu messaggi in modo inappropriato con una minorenne io non posso più più lavorare con te. E così no, ho fatto fin del sì, discorso. Cioè Queste parole sono ovviamente pesate come un macigno sulla testa di Dr. Disrespect e sono state lette da tutti esattamente come la prova mancante che inchioda Dr. Disrespect. Siti famosissimi come Bloomberg hanno rilanciato la notizia e quello stesso giorno Dr. Disrespect con questo suo ultimo tweet ha probabilmente concluso la sua carriera, stavolta direi per sempre. Riguardo al band Twitch, e voglio fare una breve dichiarazione. Tutti volevate sapere il mo breve. <ride> motivo del mio bando Twitch, ma per ragioni che non dipendevano da me non ve lo potevo dire. Ora, però, vi racconto la mia parte della storia. Ci sono stati messaggi con una minorenne nel 2017? Sì, ci sono stati. Spesso sono stati messaggi inappropriati, ma non è successo nulla. Di sì, è vero che ha flirtato con una minorenne, però se aveva 17 anni, lui all'epoca ne aveva 35. Nel senso

illegale, non ci siamo scambiati in nessuna immagine, da un punto di vista morale è stata una cosa sbagliata sono un adulto, un marito e un padre non sarebbe mai dovuta succedere In Beh, quello è una questione di tua moglie e vabbè è un altro discorso però nel senso, boh, ragazzi io, io sinceramente è che io non, vedo le, io non vedo le ragazze come delle rincoglionite, cioè vi dico la verità io, che cazzo di... io le donne, al di là di tutte le battute che faccio sulle donne, io le ragazze non le vedo come delle dementi, cioè io penso che una 17enne sappia esattamente il che cazzo vuole dalla vita e sappia esattamente Esattamente chi e come vuole scoparsi e perché, cioè, <ride> nel senso, io boh, non è che io se vedo una 17enne non penso che sia una demente. Cioè, io credo che una ragazza di 17 anni sappia benissimo chi e come voglia scoparsi e perché. <ride> Poi, oh, vabbè, dipende anche dalla ragazza... Sì, a parte che sono più gli uomini gli ricogniti. Poi dipende anche dalla ragazza, ovviamente, Angie, ovvio, dipende anche dalla ragazza. Sì, dipende, ho capito, dipende, però raga, dai, ma su, ma dai. Ma perché a voi di 17 anni non trombavate o non volevate trombare? <ride> cioè, eh, vabbè, ok, voglio dire, oh, in America è legale, però, vabbè in poche parole ha ammesso di aver fatto ciò di cui è stato accusato e questo l'ha portato all'istante ad essere scaricato da sponsor, agenzie, colleghi e amici la stessa youtube gli ha immediatamente demonetizzato l'intero canale e come sempre avviene non solo in Italia ma per una causa chiusa poi scusa ma perché fate che cazzo cambia tra 17 e 18 anni scusami non ho capito cosa cambia poi tra 17 e 18 non è che c'è questa variante incredibile a livello legale ma poi non è che c'è tutta questa variante incredibile in tutto il mondo, così come si sale tutti sul carro dei vincitori, si scende altrettanto velocemente quando il carro cade in disgrazia. E grazie, così numerose persone quello... hanno iniziato a raccontare delle proprie avventure e disavventure con dottor Disrespect. Vabbè, tanto è già milionario, che cazzo gliene frega, voglio dire, può anche vivere di rendita, non è che. Non può... Sì, è vero, no, lo so, è vero, Fire, sono d'accordo con te, infatti, sto dicendo che a livello legale è sbagliato, in Italia grazie al cielo no, perché in Italia andremo tutti quanti in galera, in <ride> Italia finirebbe metà, metà paese finirebbe in galera se applicassimo le stesse norme americane, cioè voglio dire che per me è poi è una follia, per me è una follia, ma che cazzo dici, 18 anni, ma perché prima di 18 nessuno non tromba nessuno, <ride> ma che cazzo dici? Eh, ma perché, secondo, secondo voi, cioè, secondo, secondo l'America la, prima di 18 anni gli adolescenti non scoprano, <ride> ma, ma, ma che cazzo dici? Io in, in prima superiore in Gita hanno trombato metà dei miei compagni di classe con le ragazze. C'era una che si era comprato il perizoma da, di, di caramelle gommose da far mangiare in ragazza a un giochino erotico a 14 anni. Ma che cazzo, Steppi? <ride> sì, ma non con un 35enne. E eh, vabbè, ma scusami, se lei vuole trombarsi un 35enne. Ma che, qual è il problema? Cioè, se una di 17 anni vuole trombarsi un 35enne. Ma scusa, ma sarà a cazzo i Ma qual è il problema? <ride> io non ho capito. Io non ho capito. Eh, vabbè, aspettiamo sei mesi che faccia 18 così. Allora va bene, allora va bene. Cioè. <ride> Nel senso, voglio dire. Sì, in America no, ma è stupido. Sì, sì, in, in, in America no, però è stupido. È stupido perché gli adolescenti non trombano. Cioè, io non ho capito. Cioè. Non riesco a capire. In Italia è basso. ma Fai 16, ma 18 è stupido. La sorella di una ragazza mi ha detto che piaccio. La sorella di una ragazza mi ha detto che piaccio a sua sorella, quindi alla ragazza. A me le piace, ma credo che me lo dirà. Che me lo dirà a questo punto lei, no? Non te lo dirà. Vai, av vai avanti tu, dille che vuoi stare con lei. Dille che ti piace. Se aspetti lei, fai... no, non fa... vai avanti tu. Non aspettare che sia lei a dirtelo, sennò t'attacchi al cazzo. Fai tu la prima mossa, sennò ciao. Te lo dico con il cuore in mano. Però, nel senso, cioè, sì, vabbè, però, boh, cioè, io tutta questa cosa qua... Non... Momento, 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 momento. Eh? Momento, momento. Come sarebbe per i zoma gommoso? Cosa <ride> mi sono perso? <ride> razza e è vecchia storia voglio dire no vabbè che dico boh cioè... una di queste persone è stata Lina Love una prostituta trans che ha raccontato come nel 2017 Dottor Disrespect tradisse la moglie con la lei ciparativa. e non solo promettendo partnership in cambio di spettacolini webcam promesse che poi Dottor Disrespect avrebbe poi disatteso e vabbè questo è un altro discorso ancora però questo è un altro discorso ancora Portato anche gli screenshot di numerose conversazioni avvenute tra loro due E adesso si iniziano a capire molte cose Ma non credo però si possano pubblicare le conversazioni senza autorizzazione però eh Ad esempio perché YouTube avesse accolto in modo così tiepido Il ritorno di Dr. Disrespect sulla loro piattaforma Non volendosi mai associare al suo nome Probabilmente certe voci nell'ambiente giravano già da tempo Diciamo che è un porcellone dai E così tra meme irreverenti, insulti e in giro pare stavolta si sia davvero spenta la stella di Dottor Disrespect. E questa volta difficilmente si riaccenderà. Bene, amici, se questo. Tanto è già milionario, che cazzo gliene frega, scusami. T tanto tanto, eh, tanto è già milionario. Nel senso. Cioè... <ride> tanto anche, anche già, cioè, voglio dire, può vivere tranquillamente dei milioni di reddito. Che... Però la gente è cattivissima, sì, ovvio. Gente cattiva, è normale, cioè nel senso. ma le persone sono, sono, sono piene di.